chiedo scusate. Allora, scusate, io non ho preso dovere. Prima di tutto devo specificare che cos'è la vita, perché le esigenze le comprendo, però occorre fare anche il proprio dovere, e anche il mio ruolo. Scusa Andrea, dove sarà il tuo turno? È la nostra carissima amica, che è anche amica nostra, di Giuliana Sodà, Floriano Pinto e la sua famiglia. Dila cosa significa? Dila da Rischia Latte. È nata 10 anni fa questa associazione per amore di un grande artista, Bruno Piccini, che è stato un grande pacifista del movimento della pace già negli anni 60-70. Quindi ha avuto un grande ruolo. Lui dà un messaggio che riprende il messaggio di Creta, la nostra cara ragazzina, che va alla morte e dice: è ora di farla venita. Voi ci state rubando, a noi giovani, il nostro futuro. Ecco che vengono i nostri ricercatori come Andrea Del Bono ed altre persone che cercano di eliminare il male dove è stato fatto e procurato, come è stato eliminato il DDT. Cosa dice Bruno Piccini, il nostro presidente? Dice così, io leggo alcune parti e sottolineo. È potere sperare e credere nella formazione di una coscienza pacifista, un mondo dove tutti gli indizi storici disponibili sembrano mostrare che gli esseri umani sono per natura violenti e crudeli? Arthur Miller ha osservato che gli esseri umani hanno un desiderio così profondo di significati e propositi che risulta quasi insopportabile pensare che la società e i suoi dirigenti, i governi del mondo siano impazziti. Il curriculum del comportamento umano mostra numerosi e continui fatti di violenza. Nel corso della storia, ma nel corso anche della Seconda Guerra Mondiale, nonostante tutto, anche questa avidità che si ha nel realizzare sostanze che fanno male e non si sa come eliminare questa plastica e questa immondizia, e spesso si arrivano anche dei messaggi pure dalla nostra Sabrina, fratello dell'insegnante, che dice: togliamo questa plastica e va a pulire anche le spiagge, cosa dovremmo fare tutti quanti. Stare attenti. Che cosa è importante? Ecco, quando sottolineavo un pensiero molto profondo che mi ha colpito di Bruno Piccini. L'idea che la forza militare possa portare sicurezza è semplicemente sbagliata. La verità è il contrario. Quanto maggiore la forza militare, maggiore sarà la sicurezza, che è il prodotto della paura. Non dimentichiamo il periodo totalitario. Destra e sinistra non importanza. E non importanza quel periodo nero che abbiamo soffiato noi negli anni 70, le stragi. E tuttora il terrorismo.